Anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca si discute ancora sul concetto di cittadinanza. Quando una persona può diventare cittadina italiana? Quando è veramente integrata a livello di cultura e quando ama il nostro paese e le sue tradizioni. La sinistra invece vuole riconoscere la cittadinanza con lo ius soli e quindi per il semplice dato casuale di essere nati in Italia. In questo modo rischiamo di dare, come già successo in altri paesi, la carta d'identità e la nostra cittadinanza a persone che non amano il nostro paese e che addirittura lo possono combattere con le armi, come abbiamo visto già succedere. Oggi in piazza per diffondere quale messaggio? Diffondere il messaggio che noi, Fratelli d'Italia e Front National, ci siamo, vogliamo ribadire di essere padroni a casa nostra, l'abbiamo fatto nel cuore della Torino multietnica a Porta Palazzo, per ribadire che a fronte dell'avanzare delle moschee salafite, della violenza islamista e dell'immigrazione fuori controllo, chiama l'Italia, chiama l'Europa, c'è. Noi vogliamo ribadire e distinguerci rispetto al centro-sinistra, che non basta declamare principi contro il terrorismo, bisogna mettere in campo azioni securitarie concrete per combattere i terroristi e riportare la sicurezza ai nostri cittadini. Il ruolo della politica deve essere garantire la sicurezza, quindi servono controlli sulle moschee, servono controlli sulle frontiere, serve anche il rigore nel difendere la nostra identità, nelle scuole dove vogliono togliere i crocefissi, nelle istituzioni dove vogliono imporre un laicismo relativista e soprattutto andare a ribadire che noi siamo padroni a casa nostra. Va bene ospitare chi ha bisogno di accoglienza, ma non i nemici della nostra terra. E Torino è molto vicina a Parigi e col ministro Alfano sappiamo che la sicurezza e anche gli investimenti nelle politiche di sicurezza nelle forze dell'ordine sono scesi al minimo storico. Speriamo che almeno questi attentati e la nostra azione politica di protesta serva a investire di più sulla sicurezza e riportare tranquillità per la nostra cittadinanza, anche perché sappiamo che anche l'Italia e non solo la Francia sono nel mirino del terrorismo islamico. Siamo in guerra, l'atto di Parigi è un atto di guerra, hanno attaccato uno stadio dove era presente il premier di quel paese. Torino finora abbiamo visto reclutamento e raccolta fondi, ma non è un buon motivo per subire questa guerra. Dobbiamo rispondere alla guerra mossa contro di noi dal terrorismo islamico.